La gloriosa storia del marchio Jaguar affonda le proprie origini nel lontano 1922, quando William Lyons e William Wolseley, due giovani pieni di speranze, fondarono a Blackpool la Swallow Sidecar. Soprattutto per volontà di Lyons, presto verrà affiancata a quella dei Sidecar la produzione di carrozze per automobili, inizialmente per il modello Austin 7. Con l'aumentare delle vendite e la necessità di maggior spazio e manodopera specializzata, nel 1928 la società trasferì i suoi locali a Foles Hill, nella periferia di Coventry. Ora vestiva i telai di diverse case automobilistiche, tra cui Morris, Swift, Standard e Fiat. Nel 1930 la SS, questo fu il nome della fabbrica d'ora in avanti, si presentò con una propria vettura denominata SS One, che utilizzava il motore da 2 litri e il telaio della Standard. Al Salone di Londra del 1931 la vettura disegnata da Lyons fu la vedette della manifestazione. Bassa, slanciata, con il suo interminabile cofano, la SS One ostentava quello stile inconfondibile, fuori dagli schemi abituali, che avrebbe fatto la fortuna delle auto di Lyons negli anni a venire. La gloriosa storia del marchio Jaguar affonda le proprie origini nel lontano 1922, quando William Lyons, inizialmente per il modello Austin 7. Con l'aumentare delle vendite e la necessità di maggior spazio e manodopera specializzata, nel 1928 la società trasferì i suoi locali a Foles Hill, nella periferia di Coventry. Ora vestiva i telai di diverse case automobilistiche, tra cui Morris, Swift, Standard e Fiat. Nel 1930 la SS, questo fu il nome della fabbrica d'ora in avanti, e William Wolseley, due giovani pieni di speranze, fondarono a Blackpool la Swallow Sidecar. Soprattutto per volontà di Lyons, presto verrà affiancata a quella dei Sidecar la produzione di carrozze per automobili. Si presentò con una propria vettura denominata SS One, che utilizzava il motore da 2 litri e il telaio della Standard. Al Salone di Londra del 1931 la vettura disegnata da Lyons fu la vedette e verrà affiancata a quella dei Sidecar la produzione di carrozze per automobili, inizialmente per il modello Austin 7. Con l'aumentare delle vendite e la necessità di maggior spazio e manodopera specializzata, nel 1928 la società trasferì i suoi locali a Foles Hill, nella periferia di Coventry. Ora vestiva i telai di diverse case automobilistiche, tra cui Morris. La gloriosa storia del marchio Jaguar affonda le proprie origini nel lontano 1922, quando William Lyons, inizialmente per il modello Austin 7. Con l'aumentare delle vendite e la necessità di maggior spazio e manodopera specializzata, nel 1928 la società trasferì i suoi locali a Foles Hill. Bassa, slanciata con il suo interminabile cofano, la SS One ostentava quello stile inconfondibile, fuori dagli schemi abituali, che avrebbe fatto la fortuna delle auto di Lyons negli anni a venire. Morris, Swift, Standard e Fiat. Nel 1930 la SS, questo fu il nome della fabbrica d'ora in avanti, si presentò con una propria vettura denominata SS One, che utilizzava il motore da 2 litri e il telaio della Standard. Al Salone di Londra del 1931 la vettura disegnata da Lyons fu la vedette della manifestazione. La gloriosa storia del marchio Jaguar affonda le proprie origini nel lontano 1922, quando William Lyons e William Wolseley, due giovani pieni di speranze, fondarono a Blackpool la Swallow Sidecar. Soprattutto per volontà di Lyons, presto